È stato smantellato dopo oltre 30 anni il campo rom più grande della Toscana, giù il poderaccio, ma quello che resta è assolutamente desolante, una città di rifiuti e macerie. Stiamo parlando del più grande campo rom formale della Toscana, più di 400 persone. Inizialmente noi abbiamo sgomberato i 60 occupanti illegali, dopodiché abbiamo lavorato anche con le persone che legalmente occupavano questo campo, che è stato deciso di realizzare molti anni fa, quasi 30 anni fa. Il modello dei campi rom è un modello di integrazione sbagliato e ormai superato. Dai rottami spunta perfino l'immagine della Madonna nel paesaggio post-apocalittico del Poderaccio. Il tour del sindaco Dario Nardella è impietoso, ma è definitivo. Pone cioè la parola fine a una narrazione di degrado durata 30 anni. Come riprendere le chiavi di casa di un inquilino diventato ormai ingestibile? Rimane in piedi solo la piccola moschea, con il capo spirituale del Poderaccio preoccupato di disperdere i valori della comunità, anche se a mette in una casa, staranno meglio. Vivono meglio nelle case come tutto il mondo, ma senza guida, senza una moschea, senza una chiesa, come diventa? Il comune invece si preoccupa di stimare quanti soldi, quanto tempo occorrerà per mettere tutto a posto. La bonifica inizia subito, voglio restituire tutto alla città, dice Nardella, che al dirigente sussurra, per questo i soldi li trovo. Comunque abbiamo dimostrato che queste cose si possono fare anche a sinistra. Io credo che a sinistra sia possibile affrontare problemi come questi senza lasciarli alla propaganda ideologica di partiti che usano il tema dei campi rom solo per fare campagna elettorale. Noi non abbiamo avuto bisogno dell'uso della forza pubblica.